Oggi i lavori del Consiglio regionale del Molise si sono aperti con una mozione avente ad oggetto Verità e giustizia per Giulio Regeni. I lavori sono poi proseguiti con la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno. Anche gli assessori comunali di Palazzo San Giorgio hanno aderito al comitato del sì rispetto al referendum del 17 aprile. Gli assessori Chierchi e Salvatore si sono poi soffermate sull'increscioso atto vandalico che ha visto come protagonista il palazzo di città la scorsa notte. Nuovi investimenti allo stabilimento della Molisana che si posiziona tra i 5 brand nazionali. La famiglia Ferro, a capo del pastificio da 5 anni, ha registrato un'importante crescita del fatturato e punta alla continuità del processo attraverso nuovi impieghi, formazione e soprattutto attraverso la comunicazione. La gara della 30ª giornata di campionato Girone F ha visto festeggiare il mister del rosso-blu Massimiliano Favo, che sperava da tanto nella vittoria arrivata nella gara casalinga con il Fano. Autori delle reti Gabrielloni e Alessandro. Ben ritrovati con il nostro telegiornale. In apertura oggi la politica e i lavori del Consiglio regionale del Molise si sono aperti con una mozione avente oggetto Verità e giustizia per Giulio Regeni. Sentiamo i dettagli nel servizio. I lavori della seduta odierna del Consiglio regionale si sono aperti con una mozione a firma dei consiglieri Ciocca, Ioffredi, Lattanzio e Cotugno con oggetto Verità e giustizia per il caso Giulio Regeni, per porre l'accento e far sentire anche la voce del Molise sul concetto che l'Italia debba affermarsi solo davanti alla verità. Il consigliere Niro ha aperto la discussione affermando che anche le rappresentanze del Molise hanno il dovere morale di farsi sentire in merito per sensibilizzare il governo sulle misure da prendere sul caso, soprattutto dopo l'ormai noto ritiro in patria dell'ambasciatore italiano in Egitto Maurizio Massari. L'importanza quindi della salvaguardia dei diritti umani a nome del Molise e della dignità degli italiani, che non piangono solo un povero ragazzo, ma urlano disprezzo e rabbia per l'accaduto, nell'impossibilità di trovare una giustificazione alle caotiche e inappropriate motivazioni adottate dalle autorità egiziane. Impossibile giustificare un baratto tra miliardi del petrolio, si legge nella mozione, tra le forniture delle camionette dell'Iveco alla polizia del Cairo usate per le deportazioni e gli arresti di massa e la fine di un ragazzo sequestrato, torturato e assassinato solo perché colpevole di aver ricevuto un incarico universitario che lo aveva portato ad esplorare la galassia complessa dell'opposizione al regime. È giusto che l'Assemblea legislativa del Molise interpreti i molisani trasmettendo questa idea, che è quella di una richiesta forte e vigorosa per conoscere la verità, anche perché la verità in qualche modo dà sollievo alla famiglia e dà anche tranquillità a tutti quei cittadini italiani che oggi stanno ancora vivendo in Egitto e che dovranno probabilmente in futuro andare per varie motivazioni. E quindi credo che sia un fatto molto importante. La mia considerazione personale è che forse difficilmente conosceremo mai la verità, perché in quel paese non c'è una democrazia e non ci sono istituzioni che possano garantirla. Ma una mozione sostanzialmente condivisibile, ma credo che debba essere condivisa per qualsiasi italiano, quindi non solo ed esclusivamente per Regeni nel caso specifico. Io ho sollevato delle piccole perplessità, ma siamo sicuri che Regeni fosse solo ed esclusivamente un ricercatore o uno studente? Beh, è chiaro che qualche perplessità in tal senso la nutro, per il resto condivido in pieno, insomma, quello che è stato detto dai miei predecessori, dai miei colleghi, e quindi ritengo che in qualche modo anche la mozione vada affinata. Sì, un atto importante, perché dobbiamo far capire che il paese Italia vuole giustizia e verità per Giulio, per la sua famiglia e per il paese, e capire che tipi di rapporti si devono instaurare con paesi come l'Egitto, dove la tortura e le morti nel carcere sono all'ordine del giorno. Quindi è fondamentale, da un lato, spingere il governo nazionale affinché non faccia passi indietro rispetto alla ricerca della verità, e dall'altro iniziare a mettere in discussione anche certi tipi di rapporti politici e commerciali soprattutto. Ancora politica, parliamo del proseguo dei lavori del Consiglio regionale di questa mattina. Sentiamo.
Dopo la discussione della mozione per la verità su Giulio Regeni, i lavori del Consiglio sono proseguiti con gli altri punti all'ordine del giorno, un proseguo della discussione in merito alla crisi del settore edile in Molise, aperta nella precedente seduta monotematica con una modifica della formulazione dell'ordine del giorno da parte del presidente Paolo Frattura, e cioè impegno da parte dello stesso presidente per il rilancio del comparto dell'edilizia. È stata approvata dall'Aula all'unanimità. Successivamente si sono fermati sul punto numero 4 avente oggetto la richiesta del capogruppo del PD Francesco Totaro di assegnazione di un consigliere alla prima commissione consiliare permanente in riferimento alla decisione precedentemente presa sull'allargamento delle commissioni anche ad esponenti di minoranza. Si sono opposti al voto chiedendone il rinvio il consigliere Ciocca e Federico, motivando con la volontà di accertamenti tecnici sull'argomento, non essendo di natura politica ma istituzionale. È una richiesta fatta dal capogruppo del PD per l'assegnazione del consigliere Scarpeo in prima commissione. Si tratta di due problemi: l'allargamento della prima commissione, sul quale noi siamo d'accordo, a meno che non ci sia il riequilibrio. Cioè va bene per l'assegnazione in prima commissione, ma deve essere anche considerato che la commissione deve essere completata da un membro dell'opposizione che ne ha fatto richiesta e che ne ha diritto. Non siamo d'accordo sulla richiesta di rinvio, perché è l'ennesima richiesta di rinvio. E la giustificazione non ci appartiene e non la condividiamo. Questa è una decisione del Consiglio regionale, che è sovrano e che non deve aspettare che sia presente il Presidente della Giunta. Non è un fatto politico, è un fatto istituzionale, è un'applicazione di regolamento e di statuto, e noi ne chiediamo a gran voce la indipendenza del Consiglio regionale e soprattutto la possibilità di procedere. E ieri mattina l'ex questore di Campobasso Giancarlo Pozzo e l'ex capo di gabinetto della Questura Giuliana Di Laura Frattura, sorella del governatore della regione, sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. La sentenza in mattinata al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. L'accusa per entrambi aveva chiesto una condanna di 6 mesi. La vicenda è relativa all'inchiesta sulle rivelazioni fatte a 2 poliziotti dell'ufficio immigrazione che erano sottoposti ad indagine. E adesso la cronaca. Torniamo a parlare del caso ormai noto dell'accoltellamento sui trabucchi di Termoli. Pare che il giovane 17enne di origini albanesi non abbia agito da solo. Il servizio. Gli agenti del commissariato di Termoli stanno proseguendo le indagini sul caso ormai noto alla cronaca come l'accoltellamento sulla strada dei Trabocchi che costeggia il Borgo Vecchio a Termoli. Doveva essere una passeggiata tranquilla, una serata come tante altre per Antonio, accoltellato per futili motivi da un giovane 17enne di origine albanese residente a Campomarino. Secondo gli inquirenti, il giovane albanese avrebbe avuto un complice sotto la lente. Al momento, infatti, la posizione della madre del giovane accusato di tentato omicidio premeditato e porto aggravato di arma. Dopo il fermo di polizia giudiziaria, il minorenne è stato trasferito in un centro di accoglienza a Sulmona. Nelle prossime ore dovrebbe comparire davanti al Tribunale dei minorenni di Campobasso per l'interrogatorio di garanzia. Intanto migliorano le condizioni di Antonio, il 18enne termolese accoltellato all'addome. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento, è stato trasferito presso il reparto di chirurgia. Su Facebook, la gioia dei genitori e degli amici. È di una persona arrestata, 11 denunciate e vari sequestri, il bilancio di una serie di operazioni condotte tra Isernia e comuni limitrofi nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio in materia di sicurezza stradale e di tutela del lavoro. Ad esempio ad Isernia, nei pressi del corso Garibaldi, i militari nel nucleo operativo e radiomobile hanno sequestrato un 27 del posto in quanto sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti ad un 50enne di Pietra Abbondante in cambio di una somma di denaro contante. A Venafro i militari del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno denunciato un 25enne di Isernia per guida in stato di ebbrezza alcolica.
E adesso passiamo ad una comunicazione di servizio. Si rende noto che nella giornata di domani, mercoledì 13 aprile, tutti gli uffici aperti al pubblico della Questura di Campobasso resteranno chiusi. Torniamo adesso a parlare di trivellazioni. Anche gli assessori comunali di Palazzo San Giorgio hanno aderito al comitato del sì rispetto al referendum del 17 aprile. Gli assessori Cherchia e Salvatore si sono poi soffermati sull'increscioso atto vandalico che ha visto come protagonista il Palazzo di Città la scorsa notte. Sentiamole. Assessore Bibiana Cherchia, parliamo di trivelle e dell'imminente referendum. Perché è importante votare e soprattutto perché votare sì? È importante votare perché, come dicevamo in conferenza stampa, è un diritto dovere sancito dalla nostra Costituzione, e pensare anche solo di saltare una sola delle occasioni in cui i cittadini possono andare a esprimere la loro opinione è secondo noi un attentato alla Costituzione. La nostra Costituzione è un testo sacro per ogni cittadino italiano, e quindi l'andare a votare domenica 17 è un diritto dovere che ognuno di noi deve andare a esercitare. Se abbiamo qualche amico, qualche parente che è incerto, che è scettico, che è titubante, qualsiasi sia la scelta che farà di voto, dobbiamo portarlo a votare con noi. Noi invece votiamo sì. La Giunta Battista oggi ha tenuto questa conferenza stampa e probabilmente farà iniziative analoghe a seguire dopo, l'abbiamo fatta dopo della conferenza stampa congiunta dei consiglieri di maggioranza e opposizione, per urlare sott'acqua e sopra l'acqua il nostro sì, che è un sì al valore e all'identità del territorio, un sì al valore e alla bellezza del nostro mare, del Mare Nostrum, visto che con questo referendum vanno in giro sia la parola quorum che la combinazione Mare Nostrum. È un sì al nostro mare, è un sì alla bellezza della nostra terra. Ed è un no, quindi dobbiamo votare sì. C'è da fare molta chiarezza, come sempre, sui quesiti referendari. Dobbiamo votare, sbarrare il sì per dire no alla eventuale estensione delle licenze che già esistono nei mari italiani per la trivellazione a mare, a proposito delle piattaforme già esistenti. È indispensabile andare a votare, è indispensabile secondo noi, secondo la Giunta Battista, votare sì. Assessore Alessandra Salvatore, tra l'altro nel capoluogo di Regione si spera di raggiungere il quorum. Ma noi lo speriamo, e la nostra conferenza stampa mira esattamente a questo, a dare ancora di più forza ad una voce che è una voce che, diciamo, si è alzata lentamente, piano piano, ma che sta girando con un passaparola sulla rete, che però non basta probabilmente. Quindi, proprio per dare un nostro contributo in questo senso, abbiamo deciso di indire una conferenza stampa per invitare i cittadini di questa città, ma i molisani, tutti quanti coloro che hanno a cuore, quindi gli italiani in generale che hanno a cuore, lo diceva bene l'assessore Cherchia, alle sorti del nostro territorio, del nostro mare, di quella che è la vera ricchezza, perché le fonti fossili sono destinate ad esaurirsi, perché invece la ricchezza di questo territorio, del nostro in particolar modo, è l'ambiente, la natura e il mare. Lo dicevo prima ai vostri colleghi, noi abbiamo l'oro blu che è molto più prezioso di quello che può essere l'oro nero. L'oro blu dobbiamo salvaguardare assolutamente, necessariamente, quindi andiamo a votare, portiamo le persone a votare e possibilmente votiamo sì. Vorrei inoltre aprire una parentesi sull'episodio increscioso che è accaduto la scorsa notte qui al Comune. Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria, quindi possiamo dire ben poco. Sicuramente un atto deprecabile, un atto vandalico, ci sono stati danneggiamenti alle serrature delle porte, e stanno verificando eventuali altri danni. In ogni caso, insomma, bisogna alzare un po' il livello dell'attenzione rispetto a questo tipo di episodi.
E prende il via oggi, 12 aprile, alla presenza di oltre 200 tra medici, biologi, tecnici ed infermieri, un corso ECM Educazione Continua di Medicina, organizzato dal Servizio Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Isernia, che si terrà dalle 14.15 alle 19.15 presso la Sala Convegni dell'ITIS Mattei. Il corso vedrà tra i relatori, oltre ai dirigenti del Servizio Analisi di Isernia, Agnone e Termoli, anche il Servizio di Diagnostica Radiologica con il dottor Gianni Di Pilla, la dottoressa Giallicola dell'UOC Pediatria di Isernia, il professor Ledda, presidente del SIA LAMS, Società Italiana di Andrologia, e il dottor Desiderio, direttore UOC di Urologia dell'ospedale di Termoli. E nuovi investimenti allo stabilimento della Molisana, che si posiziona tra i 5 brand nazionali. La famiglia Ferro, a capo del pastificio da 5 anni, ha registrato un'importante crescita del fatturato e punta alla continuità del progresso attraverso nuovi impieghi, formazione e soprattutto attraverso la comunicazione. Vediamo. Tre ultimi investimenti, che ammontano a circa 19 milioni di euro nel cuore dello stabilimento della Molisana per accelerare i tempi e migliorare il marchio del prodotto che promuove il territorio. Due nuovi magazzini, un impianto centralizzato completamente robotizzato che conta ben 21.000 posti pallet e l'altro che entrerà in funzione a breve per il lavoro di imballaggio, perché per la famiglia Ferro, da 5 anni e un mese a capo del rinomato pastificio regionale, l'occhio vuole la sua parte e la forma conta. A Parma presentiamo dei prodotti nuovi, simpaticissimi, lo spaghettino quadrato, il quadratone, nella gamma invece delle semole, delle farine, la semola rimacinata integrale, una novità assoluta. Insomma, abbiamo tante cose da dire ancora, stiamo iniziando adesso. Nel primo quadrimestre del 2016 è stato evidenziato l'aumento di fatturato, accresciuto di circa il 50% rispetto all'anno precedente. Il 2015 è stato un anno di grande crescita, abbiamo chiuso con oltre 115 milioni di fatturato consolidato e quest'anno pensiamo di, se le cose continuano in questa maniera, di aggiungere altri 20-25 milioni in più, quindi chiudere tra i 135-140 milioni di fatturato. Il mercato estero ci dà delle soddisfazioni incredibili, siamo ormai con degli incrementi a marzo 2016 rispetto al 2015 del 53%, quindi è impressionante. La Molisana rappresenta il quinto brand su scala nazionale, con una produzione di 600.000 pacchi al giorno rappresenta la pasta più importata all'estero. Come sottolineato durante la conferenza stampa dal direttore dello stabilimento Flavio Ferro, è importante anche la continuità del processo e la Molisana garantisce questo sviluppo di crescita sul territorio attraverso specifici corsi di formazione di case costruttrici e Demos ITS. Inoltre il pastificio molisano è una delle 4 aziende in Italia con filiera integrata. Crescita e modifiche dunque dal cuore dello stabilimento ai magazzini, passando per l'ambiente. La Molisana è infatti dotata di un rigeneratore. Importante per i fratelli Ferro puntare sulla comunicazione. Fiore all'occhiello per lo stabilimento molisano sarà lo stand multisensoriale previsto per la Fiera Cibus 2016. Tramite esperimenti di degustazione, la Molisana lancia così anche chef e giovani della regione. Perché ciò che manca, come sottolineato anche dal dottor Giuseppe Caldiera della Fondazione QA, la più antica business school italiana nata a Padova, è la consapevolezza del territorio che racchiude arte, tradizione e natura, favorendo turismo di qualità. Partire dalle proprie origini con orgoglio, fierezza, determinazione, ma soprattutto con duro lavoro, è il segreto del successo della Molisana. Lavoriamo tanto, lavorano tutti quanti tanto, sono giovani, molto grande desiderio di far bene. Una vera e propria banca, al posto di monete d'oro o banconote, però contiene campioni biologici destinati ad aprire nuove strade alla ricerca scientifica. È la Moli Bank, una struttura avanzata che contiene tutti i campioni biologici raccolti dai cittadini partecipanti allo studio Molisani. È il tesoro accumulato in Molise per le ricerche future nel campo dei fattori da rischio per le malattie cardiovascolari, tumorali e neurodegenerative. Oggi, a seguito di una convenzione tra Università Cattolica e Neuromed, la Biobanca è giunta dalla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso al Neuromed di Pozzilli, dove rappresenterà la base su cui potranno essere svolte ulteriori ricerche.
È un'ulteriore risposta concreta alle esigenze di imprese e giovani che hanno partecipato con entusiasmo al progetto Eccellenze in Digitale questa mattina alla Camera di Commercio di Campobasso. Vediamo. Crescere in digitale. Oggi alla Camera di Commercio del Molise a Campobasso il laboratorio formativo inserito nell'ambito del programma Garanzia Giovani promosso dal Ministero del Lavoro e realizzato da Unioncamere in collaborazione con Google e con il sistema camerale. Il progetto rientra in un pacchetto di iniziative volto a favorire la digitalizzazione delle imprese e diffondere la cultura digitale tra i giovani con il supporto territoriale delle Camere di Commercio. Crescere in digitale si rivolge ai i giovani che non studiano e non lavorano, iscritti al programma Garanzia Giovani, offrendo loro un percorso di formazione articolato in 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3.000 tirocini nelle aziende italiane. Siamo convinti che investire nelle competenze digitali possa dare alle imprese una chance in più per affrontare le sfide della competitività e possa costituire per i giovani un'opportunità di farsi strada in un mondo del lavoro sempre più agguerrito, ha dichiarato il presidente Paolo Spina. C'è ancora tanto da lavorare dunque per Spina, basti pensare che solo il 5% delle imprese italiane, ad esempio, è attivo nell'e-commerce contro il 14% della media dell'Unione Europea. E ieri, 11 aprile, ha avuto luogo l'inaugurazione della mostra personale di Michael Casertano. Il Circolo Sannitico ospita la mostra fino al 22 aprile. Un artista affascinante, circondato dai colori delle sue tele e la magia del suo mondo. L'inaugurazione della mostra ha richiamato tanta gente, incuriosita e attirata da questo grande artista che lascia senza fiato per l'umiltà e il sorriso. È presentato presso la sala convegni della sezione Arbitri di Isernia il volume Typology Skilled Educator, Scienze Tifologiche, la nuova creatura del professor Marco Condidorio. Sentiamo. Marco Condidorio, quando ho visto l'invito per l'evento di questo pomeriggio, la presentazione di questo tuo lavoro, ho pensato, se ognuno di noi nel lavoro quotidiano mettesse la stessa voglia, lo stesso impegno, la stessa passione di Marco Condidorio, forse le cose andrebbero meglio un po' per tutti. Non è facile mettere impegno in questo, nel senso che di energia ce ne vuole tantissima, è un argomento molto delicato, molto importante, è quello riguardante l'inclusione scolastica dei bambini e delle bambine non vedenti nella scuola italiana. Argomento che richiama evidentemente molte professionalità nel campo della didattica e in qualche modo dell'inclusione non soltanto relativa ai non vedenti ma anche a tutti i bambini, riguardante tutti i bambini. Il bambino quando entra nella scuola, qualsiasi età abbia, ha sempre la necessità di essere preso in carico e integrato. Il testo è un testo non soltanto per gli addetti ai lavori, ma è un testo che si rivolge a chiunque voglia avere un minimo di conoscenza relativa alle scienze tifologiche. Tu, soggetto che non vedi in effetti, però poi accendi la luce e cerchi di far vedere quelli che non vedono, partendo dai bambini con questo libro. Ma sai Michele, io ho pensato ad una soluzione per un problema che è scottante ed è molto presente nella scuola italiana, quello relativo appunto alla incompetenza della stessa scuola e degli stessi operatori, non di tutti ma di quelli poi che dovrebbero intervenire sul percorso scolastico del bambino non vedente, sì, che determina molte difficoltà, una tra queste è quella di non sapere quali strumenti indicare per che ne so, la disciplina di matematica piuttosto che per la scienza o anche l'insegnamento della lingua straniera. Invece pensare ad una figura che consenta ad un alunno in situazioni di cecità assoluta o anche di ipovisione grave o addirittura poi in situazioni di plurihandicap che abbia delle competenze vuol dire
dare la possibilità a questo bambino di percorrere in qualche modo la propria vita scolastica, di vivere la propria vita scolastica come tutti gli altri. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di Serie D, parliamo in particolare della gara della 30ª giornata di campionato disputata tra Campobasso e Fano. Finalmente entusiasta mister Favo per la vittoria segnata dalle reti di Gabrielloni e Alessandro, sentiamo. Non è stata una delle migliori nostre partite, però la squadra comunque ha avuto diverse occasioni, pur nel doppio svantaggio che penso... Se guardiamo il rigore era inesistente, proprio non esiste, non esisteva, e quello ha dato l'opportunità di vincere gli avversari, però la squadra ha cercato di reagire, poi insomma noi siamo consapevoli che non siamo i più bravi, i più forti di tutti, siamo una buona squadra che sta facendo anche quest'anno un ottimo campionato e dobbiamo lottare ogni domenica e cercare di non commettere quegli errori che oggi ci sono stati. I ragazzi hanno fornito una prestazione eccezionale sotto il profilo dell'intensità, della cattiveria, della determinazione, anche sul piano del gioco, considerando che le partite si misurano anche in funzione della qualità dell'avversario. Però purtroppo bisogna anche segnare dei lati negativi, come l'espulsione di Rinaldi, che ci comporta una mancanza importante per una partita importante come quella di domenica. Per adesso abbiamo sopperito a tutte queste defezioni, a tutte queste problematiche. Per noi, ma io l'ho detto anche a lui, per noi è un giocatore importante, il fatto che abbia avuto questa reazione ci penalizza perché comunque è un giocatore sopra le righe, però devo dire che i ragazzi anche in 10 sono stati eccezionali, che è entrato, ha fatto una buonissima prestazione. Dobbiamo valutare adesso Cattari, che speriamo non si sia fatto male qualcosa di grave alla spalla, perché sennò altrimenti avremo altri giocatori fuori. E in funzione di una partita a spareggio come può essere quella di Matelica, che ci andremo a giocare con tutte le nostre forze, per forza di cose abbiamo questa possibilità di poter raggiungere una posizione importante per il cammino che hanno fatto questi ragazzi, credo se lo meritano pure. 28 punti nel giro di torno è una media importante, con questo 2-0 paradossalmente abbiamo superato anche il Fano come miglior difesa, quindi sono numeri importanti, speriamo di continuare, di poter, sicuramente per il Matelica sarà stimolante questa partita, ma per noi diventa determinante e speriamo di potercela giocare nel migliore dei modi. Continuiamo con il calcio di Serie D, parliamo adesso del derby abruzzese tra Chieti e Amiternina, terminata 3-0 per la squadra nero-verde. Vediamo. Torna a giocare all'Angelini e torna al successo il Chieti, che archivia la pratica derby nei primi 30 minuti calando un tris con cui ha piegato una Amiternina oramai destinata alla retrocessione. I tre punti consentono alla squadra neroverde di salire a quota 41 a tre lunghezze dalla Recanatese, che occupa l'ultimo posto utile per i playoff, ma i marchigiani devono ancora giocare con il San Nicolò, pure in corsa per la zona che conta. Insomma, un bel rompicapo. Meglio allora vivere la giornata e dare il massimo nelle ultime 4 partite della stagione e poi vedere cosa accade. Sulla gara poco da dire, nel Chieti rientra Massimo dalla squalifica e in porta si rivede Fatone dopo circa 3 mesi. Nella Amiternina tanti giovani di belle speranze che però non possono evitare il quinto stop consecutivo che di fatto spegne le velleità di poter agguantare i playout, che rimangono a 6 punti ma con una gara in meno. Pronti via, il Chieti passa in vantaggio con Dos Santos, che insacca di testa il primo corner della gara. Per il bomber brasiliano è il 16° centro stagionale. La Amiternina risponde al 15°, ma la conclusione di Torbidone non punge. 3 minuti dopo il raddoppio dei padroni di casa con Riccucci appostato sul secondo palo, semplice ma anche tutto troppo facile. Sussulto della Amiternina al 29° con una conclusione pericolosa di De Alessandris, bravo e reattivo Fatone a salvare in calcio d'angolo. 60 secondi dopo però il terzo gol che chiude la partita. Comini si fa luce in area, si libera bene e deposita in rete, per lui la prima gioia con la maglia neroverde.
La Miternina potrebbe accorciare nel finale di tempo con Torbidone, ma la palla sbatte sul palo. Nella ripresa consueta, girandola di cambi con il Chieti che si limita a controllare l'incontro e un paio di buone occasioni per segnare il quarto gol, prima con Fiore e poi su schema di calcio di punizione con De Queiroz subentrato in corso d'opera. Finisce qua, nel prossimo turno neroverdi in casa della Folgore per la Miternina, altro derby, stavolta casalingo contro il San Nicolò. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo augurandovi un buon proseguimento di giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per mercoledì 13 aprile. L'alta pressione si indebolisce parzialmente stante il transito di una perturbazione sui Balcani che porta stratificazioni e annuvolamenti in transito con possibilità di qualche fenomeno su dorsale Alta Puglia. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 12, massima 22 gradi, Isernia minima 13, massima 23 gradi, Termoli minima 15, massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, a consegna assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.